Abbiamo il piacere stasera di avere con noi il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri. Buonasera sindaco. Buonasera. Estate 2021 a Verbicaro, com'è andata? Beh, siamo ripartiti e quindi i primi passi dopo un anno e mezzo di Covid-19 e quindi la speranza. Ci sono stati dei momenti intensi, belli, di qualità e poi questo progetto che lo dovevamo portare a termine, altrimenti perdevamo i fondi dalla Regione Calabria, della Comunità Europea, che era un progetto legato al cinema, il cinema sui muri, il cinema i murales, street art Verbicaro. È stato fatto il primo murales da Demetrio Casile, che è anche lo sceneggiatore del film Un ragazzo di Calabria, è uno artista di fama internazionale, e quindi il primo murales del cinema Verbicaro, Un ragazzo di Calabria. Adesso abbiamo preparato una facciata per il film Pinocchio di Comencini, poi la Bersagliera e così via, insomma. Ecco, quindi Verbicaro che dovrà diventare anche diciamo un po' il cuore pulsante del cinema sui muri. A questo ci sono state serate di cinema, di cultura, presentazione di libri, tematiche interessanti di grande attualità come diciamo l'impero virtuale, la società artificiale, si è discusso tanto, poi ci sono stati anche momenti di musica e tantissima gente in alcune serate. Bene, questa sera tra gli eventi organizzati il cinema sui muri, un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale, perché? Sì, è stata un'idea così, Verbicaro è stato sempre un po' la terra del cinema, anche negli anni passati, anche quando io non ero io sito, che organizzavamo invece le rassegne cinematografiche di impegno civile, di impegno sociale, sono venuti grandi nomi, grandi registi, grandi artisti, e facevamo una rassegna cinema, cultura e musica legata sempre un po' al cinema, è stata presentata da un grande giornalista internazionale come Gianni Minà, che è anche un carissimo amico, con Lina Sastri, con Polverosi, che è stato il vice, diciamo l'aiuto regista del film Ultimo Imperatore di Bertolucci. Quindi grandi nomi a Verbicaro. E poi la rassegna del cinema dei Cinericordi, un'idea di Saverio Tutino, io l'ho portato qui, l'abbiamo realizzata, il cinema diciamo VHS, Super 8 o 8 mm, che era diventato un qualcosa importante a livello nazionale, tutti i giornali, da Repubblica, Corriere della Sera, la RAI, Mediaset ne hanno parlato, con In giuria che davamo questo premio Amarcord, ci incontravamo a Roma con i filmati più interessanti e più belli, con Nanni Moretti, Marco Risi, Gregoretti, Irene Bignardi, la stessa Lina Sastri, Gianni Minà, veramente delle cose interessanti nella nostra terra di Verbicaro e nella Calabria. Benissimo, quindi Verbicaro è il cinema e Verbicaro è la cultura. Certo, Verbicaro è il cinema, Verbicaro è la cultura, Verbicaro è quello che ho detto anche prima, ha una storia rispetto al cinema. Ci sono state tutti questi eventi, queste iniziative negli anni passati, anche Telediamante è stata presente, il professor Mario Pagano ha seguito tutti gli eventi, come ha detto stasera e l'ha ricordato in piazza, e anche stasera, nonostante la serata fredda, c'era tanta gente. Vedere un film in piazza impegnato come questo del regista iraniano non è una cosa semplice, però il cinema ancora prende, è bello così, perché sicuramente abbiamo bisogno diciamo di queste cose di qualità che servono alle comunità. E l'amministrazione comunale com'è intervenuta per favorire locali e negozi? In che senso locali e negozi? Per la riapertura, per il coronavirus? Qui toccheremo una pagina che ne ho parlato tantissimo in un'intervista a Telediamante. Con il coronavirus abbiamo cercato di fare attenzione, nella prima ondata è andata benissimo, qui a Verbicaro nessun caso, nella seconda ondata ci sono state 70-80 casi di positivo con due anziani
che non ce l'hanno fatto anche per patologie molto diciamo patologie severe, e quindi abbiamo cercato di fare il possibile. L'amministrazione comunale è stata molto attenta, a volte l'ho detto, l'ho ripetuto, ci siamo sostituiti anche all'ASP, perché l'ASP delle volte mancava il personale, non avevano i mezzi per portare i medici e noi ci dovevamo sostituire con le macchine nostre o del comune, con i nostri operatori e operai, sai, però era per il bene comune, per il bene della gente, per la salute soprattutto della gente. Abbiamo fatto 540 quarantene, quindi significa 540 famiglie che in qualche modo sono state supportate da me come sindaco, dall'amministrazione comunale, dalla polizia municipale, dal volontariato, abbiamo istituito anche il COC, che è il centro operativo comunale, con tante associazioni come la Misericordia, la Proloco, la Prosit, l'ATEC 2, la Protezione Civile, cioè diciamo che alla fine insieme abbiamo fatto un buon lavoro e in qualche modo fino ad oggi è andata bene. Speriamo che la variante non colpisce ancora. Certamente un forte impegno quindi, sindaco. E i progetti futuri che lei prevede? Beh, i progetti, dicevamo stasera, era qui presente il sindaco di Obstanveld, l'altra sera era presente nella prima serata il sindaco di Taggio, che sono paesi gemellati con noi. Obstanveld da 17 anni, dal 2005, Taggio dal 2016. Stiamo portando avanti una serie di progetti, ne abbiamo parlato con il sindaco di Obstanveld anche stasera, 300.000 euro che siamo riusciti ad ottenere, il finanziamento Erasmus Creativa, e su questo avevamo già iniziato il percorso. Purtroppo il Covid ha bloccato, la comunità europea ha bloccato per il momento questo progetto, nel 2022 si dovrebbe concretizzare con 6 paesi europei. Verbicare, sono orgoglioso, è capofila, un progetto in cui ho creduto molto, e questo è molto bello. Per il gemellaggio con la Germania abbiamo preso 25.000 euro che li dobbiamo in qualche modo consumare, ecco. Loro verranno qui, noi andremo lì, ci organizzeremo soprattutto con i giovani, con la scuola, ecco, ci verrà anche Telediamante, ci venite anche voi, insomma. Alla fine abbiamo lavorato nonostante il Covid, abbiamo presentato, come ha detto stasera, un progetto con i Presidenti della Repubblica tedesca e il Presidente della Repubblica italiana. Se dovessimo vincere anche questo premio sarebbe il massimo, insomma, dai, però l'importante è partecipare. Benissimo, sindaco, la ringrazio, complimenti e buona serata. Grazie a voi, adesso ci aspetto un buon bicchiere di vino, è quasi mezzanotte e mezza, anche il film di stasera, Marghe e sua madre, è stato un film girato anche a Verbicaro, quindi questo dimostra che un po' il cinema a Verbicaro piace. Benissimo, grazie, buonasera. We're here with the mayor of Obstanveld, Markus Kleeman. We would like to ask you some questions. Okay, first of all, we would like to talk about young people and the differences there are between the young people in your city and the differences between the people here in Calabria. Yeah, at the end they are all young people and they have their dreams. But I think the possibilities to live their dreams is a little bit different, because in Germany, I come from southwest of Germany, north of Stuttgart, there's a great economy, and so people can do the jobs that they want, and I think here it's more difficult to do the job and then the life than that you want. So maybe a lot of young people, what they told me is that they have to leave to do the dream jobs. Ok, sì, ho chiesto secondo lui quali sono le differenze tra i giovani in particolare della sua zona dove abita lui e i giovani calabresi, e lui dice che soprattutto la differenza sono tutti giovani prima di tutto, però che la differenza principale sta nel lavoro. Lì i giovani hanno molte più opportunità di lavoro, specialmente nella zona di Stuttgart, dove c'è molta possibilità di lavoro. Mentre qui in Calabria un po' meno, quindi questa è principalmente la differenza. And what do you like the most from Calabria? The hospitality of the people. Yeah, that's what I like most. Cosa piace di più della Calabria? Lui ha risposto: l'ospitalità della gente. Thank you very much. Thank you.
Thank you. Grazie. Marghe! Marghe! Con noi questa sera il produttore del film Marghe e sua madre, il produttore Rocco Calandriello, e anche un'attrice del film Francesca Laino. Prego. Allora, perché il regista ha scelto questa comunità? Essenzialmente penso anche che il sindaco e la comunità intera debba anche impegnarsi a far sì che questa specificità per cui siamo venuti possa essere insignita, a mio avviso, anche a patrimonio UNESCO. Mohsen Makhlalbaf ha scelto per vicario essenzialmente per le scale che portano ai piani alti, anche ai piani medi, del centro storico. Sembra davvero un quadro di Escher, un labirinto di scale che in qualche maniera non portano da nessuna parte, non solo perché il centro storico non è molto abitato, se non disabitato, ma non è un problema se i centri storici sono disabitati, sono nel corso della storia, non sono uno per la ristrutturazione forzata delle cose, ci sono i corsi, ci sono, per Bicaro va bene che il centro storico sia così. Ora lo vedrete nel film, dove le scale sono più che un ponte che ci porta da qualche parte, e l'intreccio e l'architettura dell'anima. Noi siamo pieni di scale che a volte non portano da nessuna parte, ci sono altre scale che ci portano verso alcuni sentimenti rafforzati, e poi ci sono anche le scale che ci portano nell'oblio, nella dimenticanza. Le scale di Verbicaro sono state scelte essenzialmente per una narrativa del labirinto, anche della difficoltà. Il film cerca una strada, forse anche Verbicaro, ma la cerchiamo un po' tutti. Verbicaro ha rappresentato nella narrativa cinematografica il labirinto dove c'è la possibilità di trovare una strada. Il film non ha la pretesa di suggerire qual è la soluzione, lui pone solo dei problemi, ma anche delle opportunità, poi sta a noi coglierla. Il film è stato anche, diciamo, un progetto sperimentale, abbiamo lavorato anche con un mondo diverso di fare cinema, abbiamo lavorato con iraniani, abbiamo lavorato con afghani, ed è anche un po' simbolico che stasera questo film sia proiettato a Verbicaro, perché anche dentro questo lavoro c'è molta etica e morale dell'Afghanistan, quello sano, quello creativo. C'è nella troupe che ha dimorato qui a Verbicaro, c'erano anche degli afghani, quindi è un motivo simbolico molto importante. Grazie a voi. Il sindaco di Obestenfeld, che è anche ospite questa sera, Markus Kliman. Vorremmo chiedere quali impressioni ha dei suoi giorni a Verbicaro e cosa gli è rimasto più impresso. Which are the impressions you have from Verbicaro and what impressed you the most? Thank you very much. Yes, we are here since Sunday evening, and everything was great. Like always, we like it here very much. And the most important thing, we feel this great hospitality when we are here, and the people are so friendly and so open-minded.
siamo arrivati domenica sera e come al solito c'è sempre tanta ospitalità, ci fanno sentire a casa, è questo che ci piace di più di Verbicaro e questo che ci rimane più impresso, l'ospitalità. Thank you very much. Thank you, and very nice to be here, and thank you especially Francesco who made this all possible. Thank you very much. Ringrazio il sindaco Francesco Silvestri dell'ospitalità e dell'invito che ci fa ogni anno per Verbicaro. Thank you. Grazie mille. Adesso vorremmo invitare il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri. Buonasera, un minuto solamente, perché è molto bello vedere questo film. Io l'ho visto in anteprima a Matera, invitato sia dal regista ma soprattutto da Rocco Calantriello. Il cinema sui muri, un qualcosa che può crescere, può dare diciamo molto al nostro paese, come dicevo l'altra sera, con le nostre tradizioni, con la nostra cucina, con il nostro vino, cercare di caratterizzare anche questo borgo, come diceva Rocco, bello anche così, però di caratterizzarlo. Allora io ringrazio tutte, ringrazio Telediamante, il professor Mario Pagani che negli anni, sono forse 40 anni che frequenta, anche 50 che frequenta Verbicaro, e ha avuto sempre uno sguardo intenso nei confronti del nostro paese per tutte le cose belle che abbiamo fatto. È un progetto ambizioso, un progetto che può caratterizzare, come ha detto qualcuno stasera, ancora di più il nostro paese. È un fatto nuovo perché in Italia non esiste il cinema sui muri, e quindi con questa caratterizzazione possiamo veramente percorrere una strada che potrà arricchire sempre di più il nostro borgo, la nostra cittadina che amiamo tanto. Ringrazio i giovani, ringrazio quelli che hanno voglia di intraprendere dei percorsi per il nostro paese, di rimboccarsi le maniche e di sfidare quello che può essere la sfida più importante, cioè la vita, che deve avere un senso profondo, un senso che deve anche far riflettere, come diceva Rocco, e questa riflessione la dobbiamo fare tutti i giorni. Adesso ci sono un riconoscimento al produttore, che significa un riconoscimento al regista, che significa un riconoscimento agli attori, a tutti quelli che hanno lavorato in questo film girato tra Matera, Capitale della Cultura 2019, Verbicaro e il paese di Rocco, che è Pisticcio. Doveva essere qui anche la sindaca di Pisticcio stasera, però a giorni dovrà affrontare una cosa bella, gioiosa, il matrimonio, e quindi io gli faccio un applauso, non gli auguri, ma un applauso, perché merita. Allora Marcus, ecco qui anche a te questo, ti accompagnerà. C'è il prodotto tipico e in più questa cosa molto bella, lo scaldino, che sicuramente utilizzerai, che hai un buon gusto per i nostri prodotti e per il nostro cibo. E io spero che sei stato veramente bene in questi giorni, abbiamo fatto il possibile, se qualche volta qualcosa non ha funzionato chiediamo scusa. Grazie Marcus, viva Obstwelt, viva la Germania, viva l'Italia, viva Taggio, un altro paese gemellato. Grazie. Mille grazie, it was wonderful again to be here, and I hope that the partnership goes on this way and that we meet each other again very often, that we can be in Verbicaro for many years from now. Thank you very much. Okay, augura che il gemellaggio continui per tanti anni a venire e di tornare presto a Verbicaro. Vabbè, l'abbiamo detto l'altra sera, no? Ricordiamolo, Marcus, visto che sei testimone. Noi avevamo iniziato l'Erasmus con un finanziamento della Comunità Europea di 300.000 euro. Erasmus, comune capofilo a Verbicaro, un progetto presentato come partner della Germania, e ci sono altri 5 stati europei che partecipano. Poi purtroppo l'abbiamo dovuto interrompere, abbiamo fatto solamente un'anteprima con loro. Dovevamo incontrarci con tutti i 6 paesi europei e poi è venuto il Covid e per il momento la Comunità Europea ha bloccato tutto. Al 2022 anche l'Erasmus. In più abbiamo preso altri 25.000 euro per il gemellaggio, sempre dalla Comunità Europea, un altro progetto a cui abbiamo partecipato, è un altro progetto a cui abbiamo partecipato al di là di Comantra, il premio dei Presidenti della Repubblica, della Germania e dell'Italia,
Noi ce l'abbiamo messo tutto per presentare questo progetto e anche questa è un'altra bella soddisfazione. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato, stiamo lavorando e questi sono i risultati importanti. Grazie. Okay. Volevo concludere ringraziando il sindaco Francesco Silvestri per questa nostra presenza stasera, per poter parlare anche di questo progetto Danteum, che si iscrive in un progetto più ampio, Vivere il suono dei luoghi, quindi un dialogo tra architettura, musica e anche turismo, quindi portare e cinema ovviamente, sì. Quindi magari lascio la parola adesso al presidente di Telediamante, Mario Pagano, che vi illustra anche la presenza di Telediamante stasera. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho accolto subito l'invito del sindaco dell'amministrazione comunale di Verbicaro, anche perché io a Verbicaro mi sento di casa. Ho insegnato lettere qui a Verbicaro e poi ho seguito tutte le manifestazioni culturali che questa località bellissima della nostra zona ha dato e ci ha offerto. Il nostro sindaco Francesco Silvestri ha amato sempre la cultura e soprattutto il cinema. E io ricordo i vari attori che sono venuti qui e il regista Ferrara con Miss Italia, di cui noi ancora ricordiamo l'intervista. Cinema sui muri. Ecco, una novità e una scoperta di Verbicaro questo. Cinema sui muri con... soprattutto con immagini di film girati in Calabria. E stasera la cosa più bella è che ci sarà la proiezione di un film girato anche a Verbicaro, che merita molto. Località stupenda con un centro storico eccezionale. E poi chi non ricorda tutte le varie attività fatte qui, da noi anche riprese, il Festival Internazionale della Cultura, il Festival del Vino, chi non ricorda poi l'accoglienza di questa gente straordinaria. Grazie e tanti auguri. Grazie.